Pronunciato, quindi anche volendo non potrei più avere diritto al Ecco, vitalizio perché nel ma in un momento 2013. politicamente, allora io capisco tutto, ma in un momento in cui la pandemia sta devastando il paese, non si arriva a fine mese, questa sentenza, veramente, Panis, la conosco, mi lasci dire, io la trovo disgustosa, per carità, però voglio Non lei. solo, Vabbè. se... io preferisco fare della beneficenza Vabbè, e sono guardi, la onorato di farlo, beneficenza si sono fa e non si sicuro dice di farne molto intanto, più per di quella che fate esempio. voi lì in Però studio. se Sono mi fa sicuro e mi parlare, misuro in perché qualsiasi non cosa siamo con tutti voi. così, lo voglio dire a casa, non siamo tutti così, non siamo tutti così. Io ho rinunciato a 26 anni nel 2013 al vitalizio in quanto avevo preso questa cifra che prenderà mio padre dopo 40 anni di lavoro in ospedale. E secondo me questo è moralmente non corretto. Poi ognuno fa le sue valutazioni, ma ci sono anche delle persone che queste valutazioni le fanno diversamente da lei. Detto questo, Fratelli d'Italia ha sempre fatto, e lo dico a Gomez, una battaglia sui vitalizi, esattamente come l'ha fatta per esempio sulle pensioni d'oro, ma per esempio nella commissione a cui si faceva riferimento, commissione contenziosa, non c'è nessun esponente di Fratelli d'Italia, ci sono però per esempio dei supplenti che sono del Movimento 5 Stelle e ci sta un ex Movimento 5 Stelle ora passato ad un altro che non mi pare si sia opposto a tutto questo. Allora la differenza la fanno sempre le persone, ma in questo caso posso dire con molto orgoglio, Fratelli d'Italia sui privilegi ha fatto la sua parte e la continuerà a fare. Mauro Chiosa.